isolato, però adesso sta ritornando con la voglia di tornare nel proprio pesca e rendersi soprattutto indispensabile per le situazioni che si presentano. Aspettate un attimo, vediamo che accende la luce. Qua di solito è quel ritrovo dei verbicanesi dove quasi ogni sera vengono qui tra amici, una ventina di amici, cenano e bevono. Entriamo. Sì. Ecco qua. Qui ci sono bello. Qui ci sono direttamente le botti. Adesso assaggerete il vino, proprio vino il liquore di uva. Sì. Prego. Lui è, lo vogliono tutti bene a Verbicaro, questo. Ah, sì, so, fai gli onori di casa. Faccio io gli onori di casa. Faccio io. Questo è un cattivo tipico. Questi sono i bicchieri che si usano qui. Sì. Questa è la droga rossa. Questo è un vino fantastico. Ah, porta anche bene, fortuna. Porta bene, fortuna. È una cosa rustica. Gin. Passa, questa è fortuna che facciamo dopo il gin. Poi lo faccio. Attenzione che fuori è per i bicchieri. Non si fa una battaglia di bicchieri. Scusa. Il maggiore produttore di questo bicchiere è a Somma Lusignano. No, per me no, a me un goccio. Allora un goccio. Bene. Non lo sapevo. Io un goccio. Vabbè, è una aperitiva, vai. Per Luigi. Allora, Luigi. Un altro bicchiere per Luigi. Ah, Luigi. Dov'è? Lui, prendi il mio. Prendi il mio. No, lo trovo. No, un altro bicchiere, lo prendi. Sì, altri due. Un altro bicchiere. Almeno a metà, ma no. Questo non so di chi è. Uno. La metà, sì, dai, sì, buona, c'è la metà. E questo è per più. Va bene? A me un dolcetto. Gigi. Allora, la nostra Alla Polonia. All'ambasciatore e alla famiglia. Questa è vera uva. Senza conservanti e senza. No, è naturale questo. Naturale.